Carlo Novazzi, organizzatore del Mammut Trail. Come avete avuto questa idea? Ma l'idea nasce da me e da Daniele Magna, qua del bar. Volevamo, come dire, ravvivare un po' questa Valle dell'Is che era rimasta senza corse in montagna. Abbiamo pensato di fare qualcosa di originale. Un trail, perché il territorio di Gabbi si presta molto bene con i suoi sentieri alla corsa fuoristrada, ma non un trail normale. Abbiamo provato a fare un circuito di 10 km e mezzo con circa 600 metri di dislivello da ripetere più volte. Abbiamo optato per le 12 ore, gara tutta di giorno, gara che si snoda sui sentieri ma che rimane sempre nelle vicinanze dell'abitato di Gabbi, gara abbastanza controllabile. E così siamo partiti. Abbiamo coinvolto la Proloco, che ci ha dato una grande mano, e gli alpini, i commercianti di Gabbi. C'è stato molto entusiasmo da subito, sponsor tecnico della manifestazione che ci ha anche lui aiutato parecchio, e quindi siamo qua. Oggi è partito un serpentone di quasi 200 persone, c'è stato tanto lavoro, ma fa molto piacere quando si riesce a partire così. Ecco, speriamo che diventi una classica come è stato per la mountain bike la 24 ore di finale, che è arrivata ad altissimo livello ed è conosciuta in tutto il mondo. Magari questa nuova formula è una pagina nuova nel mondo del trail, giusto? Sì, beh, noi dalla 24 ore di finale abbiamo da imparare tantissime cose. È la prima edizione, è un'edizione anche un po' test, per vedere che tutto vada bene. Quello che ci auguriamo è di andare avanti nel tempo con questa formula. Vediamo, il primo riscontro è stato sicuramente positivo, 200, mi pare 227 iscritti, sono tanti secondo me per una prima edizione, e ci dà la carica per andare avanti. Allora, arrivederci sui sentieri e alla festa di questa sera. Ok. Daniele Magna, organizzatore del Mammut Trail con Giancarlo Anovazzi. Anovazzi si occupa della parte sportiva e tu di tutto il resto. Io delle reparto mangiare, birra e festa. È la festa. Tu sei famoso per organizzare dei begli eventi, sport ad alto contenuto e soprattutto grandi feste. Tanto divertimento, poi bisogna dire anche comunque tanto grazie alla Proloco che ci ha dato una bella mano, poi stasera c'è il pasta party, DJ, musica e avanti. Già abbiamo fatto un po' di fiera ieri sera per tirare il mattino e ci ha graziato il tempo stamattina. Allora, speriamo che vada tutto bene. Sì, tutto a posto. Speriamo vada tutto bene e ci si vede stasera alla festa. Grande festa. Sei tornato dalla Cina, dalla grande muraglia, Gabbi. È bella, bella, dai, spero che non sembri troppo forte, ma va bene, così sembra di star bene, però è lunga. Vediamo poi ancora fino a stasera. Bello, bellissimo percorso. Peccato un po' il tempo, cioè il tempo ha tenuto, però le discese sono un po' pericolose, mi essere un po' attento. Allora, compagni d'inverno nello sci alpinismo ed estate nella corsa in montagna. È stata una bellissima stagione con Dennis, per me è un onore correre con lui. Bellissima stagione sci alpinismo, peccato il mezzarama, ce l'aveva fatti bene, poi. Quanta sei qualcosa? Non siamo riusciti a farlo perché l'avevamo spostato, però adesso dai, c'è l'estate, ci va un mesetto ancora a entrare un po' la marcia, passare dalle pelli e poi vediamo pomeriggio col tempo. Ciao.